Ore 7:26, non ci crederete mai, ma sono già pronto a partire. La bici è carica, l'area della tenda è stata svuotata e ripulita, perché mi raccomando, ogni volta che bivaccate dovete sempre lasciare in ordine, pulito e magari anche più pulito di come l'avete trovato. Se trovate cartacce, raccoglietevele nella vostra immondizia e portatele via. Il sole è spuntato e quindi è ora di mettersi a pedalare e recuperare i chilometri persi ieri. Buona giornata a tutti. Da poco ho fatto una sosta a Castel Goffredo, dove mi sono fermato al Bar Eden per far colazione, e appena mi sono fermato tutti gli avventori del bar, i vari locals, si sono incuriositi, hanno cominciato a farmi domande su dove andassi, da dove arrivassi e di dove fossi, tutti essi. E inizialmente con un approccio in inglese, perché penso che nell'immaginario comune i cicloviaggiatori siano più stranieri che italiani, soprattutto nel periodo di settembre come adesso, e comunque sono stati simpaticissimi, mi hanno fatto morire da ridere e sono stato lì volentieri. Infatti ho allungato un po' più la mia pausa giusto per fare qualche chiacchiera in più con loro, perciò li ringrazio per avermi tenuto un po' compagnia. E niente, si continua a pedalare, si pedala. Che non si fa, ma questa qui che vedete è palesemente una vigna abbandonata, quindi c'è un sacco di uva per terra, mele per terra, quindi non penso che nessuno la raccolga, perciò guardate qua. Mi sono fregato un grappolo per il pranzo. Andrò all'inferno? Oggi siamo giunti alla pausa pranzo meritata. Mi sono preso solo un'insalata di orzo e farro della Lidl, costava poco, in offerta 1,39 euro mi pare, quindi mangio questa, un po' di frutta, l'uva che ho fregato prima, e poi vado a visitare Cremona e riparto. Quindi buona visita. Ragazzi, vi faccio vedere quanto è curata la ciclabile uscendo da Cremona. Eccola lì. Bella, vero? Un
po' di manutenzione, Cremonesi. Porca miseria. E per l'ennesima volta un sentito grazie a Komoot, che fa fare strade secondarie, e lì sono piacevoli. Un conto fare strade secondarie, un conto è fare queste strade di campagna in mezzo ai campi, proprio piacevoli, ma parecchio dissestate. Porca miseria, va bene. Pedala Giappino, pedala. Game on. O game over tra poco. Mi sa game over, perché qua la strada sembra finire. Komoot, Komoot, questa volta hai toppato di brutto? Guardate un po'. Mannaggia. E mo? Andiamo a vedere sopra. Oh sì. Si esce, forse si esce. Porca miseria, con una mano. Vabbè, era solo quel pezzetto. Andiamo avanti. Pedala Giampino, pedala. Pizzichettone, 4 km e mezzo. Ore 18 e 18, ho fatto 105 km, quindi direi che basta. Ho trovato un posto tenda che può essere buono, anche se proprio qua dietro passa la ciclabile, quindi non sono super imboscato, ma tanto la tenda la monterò una volta che farà buio, perché là dietro, ora vi faccio vedere, c'è un tavolo in legno con le panche dove mi metterò, cucinerò, mangerò e aspetterò il tramonto per montarmi la tenda, e domattina alle 6 si smonta tutto e si parte, si fanno gli ultimi 130 km per tornare a Vercelli. Me li sparo tutti domani per forza e torno a casa. Buonanotte a tutti. Ed ecco voi il mio fantastico ristorante di lusso per questa sera, un tavolino a bordo della ciclabile, comodo, utile, pratico e buon appetito. Ho fame, mi faccio da mangiare, basta di cazzate, ciao, a dopo. Mentre mangio e cucino vi dico solo che sono arrivato a Castiglione d'Adda, mi sono dimenticato di dirvelo prima forse. Si mangia, famissima.